Amici ed amici di montediprocida.com, siamo da Stappo in via Panoramica per la presentazione dell'associazione politico-culturale Monte di Procida 2.0 e siamo con il sindaco, il dottor Francesco Paolo Iannuzzi. Buonasera. Sindaco, buonasera. Allora, vogliamo parlare di questa presentazione? Beh, stasera penso che l'occasione è il Natale, quindi gli auguri alla città, ma soprattutto a chi ha organizzato questa bella serata, ad Enzo Lucci, a tutti quanti hanno voluto stasera essere qui con noi. Allora, sindaco, molti dicono, forse anche diciamo con un certo umorismo trasversale, è l'inizio della campagna elettorale per Monte di Procida. Ma guardi, il 2015 certamente si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e per l'elezione del nuovo governatore. Ci sono anche dei momenti di grosse fibrillazioni per il governo, chissà che non si voti anche per il Parlamento della Repubblica Italiana. Presumibilmente il Presidente della Repubblica si dimette ad inizio di anno, quindi certamente il 2015 ne vedremo di belle da un punto di vista elettorale, si intende. E allora, lei parlava appunto del rinnovo del Consiglio regionale, moltissime voci danno la sua presenza all'interno di liste elettorali. Guardi, io ritengo che il territorio flegreo da troppo tempo non è rappresentato. Io ritengo, ma così anche ascoltando tanti amici, che è ingiusto che un territorio di così grande importanza storica, economico, sociale, di rappresentanza di interessi forti, perché non dobbiamo dimenticare che i Campi Flegrei sono sì ricchi di un patrimonio archeologico, artistico e naturalistico di particolare pregio, ma anche delle risorse industriali di particolare pregio. Mi riferisco alla MBDA, alla Selex e tante altre aziende che attorno ad essa lavorano. Quindi su questo io ritengo che i Campi Flegrei non possono non essere rappresentati, quindi in questa direzione va l'auspicio che nel 2015 l'area flegrea venga rappresentata. Allora, avendo preso tutto questo discorso come un sì alla mia domanda iniziale, ovviamente si pone anche il problema del comune di Ponte di Procida. Guardi, io non mi voglio nascondere dietro, diciamo, ad una bugia. Chi fa politica e come me la fa da tanti anni e ritengo anche con impegno, con serietà, con voglia di farlo, con passione, ci sono sempre dei traguardi da raggiungere. Io sono da anni sindaco di Monte di Procida, sono onorato e fiero di esserlo. Non è stata ancora indetta la nuova elezione del Consiglio regionale, a me non dispiacerebbe, però non è all'ordine del giorno, quindi oggi è solamente, può essere un desiderio e nulla più. E allora noi, poi la lascio libero giustamente, noi l'ultima domanda, volevamo sapere, la maggioranza è pronta per questo tipo di fibrillazione? C'erano molti movimenti, c'erano molte persone che dicevano forse non siamo ancora, proprio per motivazioni politiche, non siamo ancora pronti alle elezioni comunali. Ma guardi, Monte di Procida è una città adulta politicamente, e quindi ove mai ci sia uno scenario che imporrà al corpo elettorale di Monte di Procida di scegliere un nuovo sindaco, io ritengo che i montesi come sempre faranno la scelta più oculata e la scelta migliore nei loro interessi. E allora, per il momento è tutto, noi ringraziamo il sindaco di Monte di Procida.